consueto appuntamento con Circus da questa splendida location di Fiumaraguardia, la piscina della Polisportiva Messina, dove anche oggi tra l'altro si sono alternati parecchi nuotatori più o meno giovani, più o meno piccoli se preferite, e c'è una grande atmosfera sportiva in questo impianto che esiste dal 1982 e che ringraziamo naturalmente la Polisportiva che ci dà l'opportunità di registrare, di effettuare le nostre trasmissioni appunto da questa location. Allora, oggi voglio parlare di lingua italiana perché ritengo che nel linguaggio comune talvolta noi facciamo, come dire, uso eccessivo di certe parole. Mi spiego meglio. Diciamo che quello è un atleta semplicemente perché ha fatto due piegamenti sulle braccia. E quando arriva però l'atleta giusto, che gli diciamo? Un'altra parola che per esempio abusiamo è la parola artista. Cioè, sale sul palco un ragazzino, anche ventenne, canta una bella canzone, magari senza tenuta di palco, semplicemente con una bella voce. Vieni qua. Allora, io, siccome amo la lingua italiana e voglio misurare un po' le parole, io ricordo questa sera la parola artista, io e Genilello, la possiamo usare per Nino Siracusa, che ringrazio intanto di essere qui con noi. Questa è l'introduzione di quest'artista. E che è un artista poliedrico. 360 gradi, perché da una parte mi viene da dire pittore, ed è vero, però non è così, perché tu hai una laurea in filosofia, che ti dice tutta, e poi musicista, cantante, insomma, hai fatto un po' di tutto. Allora, tanto per capire la dimensione internazionale di Nino, mi risulta, sicuramente è così, che tu vai e vieni dall'America, tu fai queste gite, no? Oceaniche, vivo, con New York, sì. Che ci fai a New York? Allora, io ho iniziato a entrare negli Stati Uniti come musicista diversi anni fa. La prima volta che entrai negli Stati Uniti correva l'anno 2002, dopo le Torri Gemelle, a New York. E poi ho vissuto bella anche atmosfera, ancora sì, si sentiva parecchio. E poi ho vissuto a Los Angeles anche, dove ho avuto modo come musicista di comunque avere la possibilità di suonare con tanti artisti importanti, internazionali, grossi turnisti, anche gente che ha lavorato con Carlos Santana, con non so, adesso gli Earth, Wind and Fire, con Colpi al cuore, George Benson. Allora io ho tre grandi amori: Pink Floyd, Carlos Santana ed Earth, Wind and Fire. Ebbene, allora, i primi due che ho citato sono... Adesso vogliamo capire anche quali sono le tue passioni. Come nasce questa passione? Appunto. Io ho iniziato a suonare da piccolo, quando avevo 10 anni. Strumento? La chitarra. Poi però, chiaramente, essendo una persona molto, molto curiosa, ho approfondito anche altri strumenti e mi sono dedicato... Poi adesso sono arrivato a suonare, non so, forse un 8, più o meno 8 strumenti, credo. Però ecco, sì, nel corso del tempo... quali sono questi strumenti? Ma il sax, il pianoforte, canto, poi anche il basso, la batteria, le percussioni, ecco. Mi mancano forse i violini, e questo qua no, però... Hai mai pensato di fare un disco da solo? Tutto perché fatto da solo. Ah, ecco, perché sempre, oggi ci sono, sempre, no, perché sì, ci sono sì, le piste dove da una parte suona il sax, da un'altra la chitarra, sì, eccetera, sì, mettiamo sì, tutto... in un unico contenitore e ben fuori il brano. Ho fatto sempre tutto da solo, infatti anche addirittura dalla realizzazione della copertina, ed è stato per questo anche che ho avuto la possibilità di imparare a fare le cose, perché un ragazzino a un certo punto si trovava davanti al desiderio di voler produrre qualcosa, un disco, che però in una città come Messina, che comunque è una città, diciamo, che non è che offrisse chissà quale possibilità sotto questo punto di vista, soprattutto poi negli anni passati. Chiaramente ormai ci sono persone anche valide in gamba che riescono a realizzare queste cose grazie agli strumenti, insomma, che ci sono oggi. E quindi all'epoca bisognava imparare a fare un po' tutto da sé. E così... Ma l'esordio qual è stato? Ecco, c'è stato un accadimento, un evento che ti ha portato ad intraprendere questo percorso? Allora, mio padre, diciamo, suonava da autodidatta la chitarra, quindi sono uscito dalle scuole elementari, c'è stato l'impegno, mi ha dato familiare. Ha detto: ok, qua c'è la chitarra. Inizio, ecco, di famiglia, sì. Sì. E così ho iniziato a suonare. E poi hai sentito papà, insomma, così, hai sentito questo trasporto? Sì, 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 per la musica, e poi c'è stato questo amore, e poi da lì praticamente ho continuato a evolvermi. La cosa bella è stata che comunque la scelta anche poi di studiare musica è stata la mia, non è stata una cosa imposta. Quindi io inizio come metallaro e poi all'età di 14 anni ho fatto la mia prima esibizione in un locale che si trovava proprio qui sopra sulla panoramica, e poi da lì, insomma, ho avuto... America, no?
era il, allora se non ricordo mai, si chiama All Place, si chiamava. Ah sì, All Place, che poi diventò Charlie Chaplin. Ma tu a un certo punto comunichi ai tuoi genitori, guardate, io voglio fare l'artista. Voglio fare l'artista, sì, sì, come sì. L'hanno preso i tuoi genitori? Perché? Allora diciamo che non mi hanno né ostacolato né incoraggiato, mi lasciavano fare, ecco, questo era... Senti, poi c'è cioè la pittura, sì. Forse in questo momento è la parte, è stata più, la parte importante più importante della tua attività. Sì, 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 perché io poi fino, diciamo, ho iniziato successivamente, io quando ero piccolo disegnavo, ancora prima di iniziare a suonare, però non, diciamo, non ho mai considerato questa come una strada. Però poi dal 2019, maggio 2019, ho iniziato a fare la mia prima mostra e da lì praticamente c'è stata un'ascesa così con la pittura che mi ha portato, soprattutto perché la difficoltà con la musica è molto... Purtroppo la musica non viene considerata nel giusto modo. Invece con la pittura... Che vuoi dire? Cioè non c'è rispetto per la musica come forma d'arte, viene ormai considerata più come intrattenimento. Invece con la pittura ancora mantiene questa aurea di sacralità. Quindi attraverso la pittura tu sei riuscito, come dire, a... mettere a nudo, no? Cioè a trasferire agli altri quelle che erano le tue vibrazioni interiori, quello che tu volevi farci, cioè che fai anche con la musica, quindi c'è una nota comune, sì. Sono le forme artistiche, possiamo dire così, Giovanni, alla fine sono tutte le forme che consentono all'essere umano di poter esprimere quello che è il suo talento, quelle sono le sue emozioni. Sì, cioè, assolutamente. E tu che cosa vuoi esprimere? Qual è il tuo obiettivo? Perdonami Antonino, proprio questo, perché non è semplice alla fine il tuo percorso, quindi... Tanti strumenti, poi abbracci anche la pittura, ma mi pare anche altro. Sì, anche la fotografia, infatti diciamo il percorso è... Sei un grande comunicatore. Assolutamente. Tu comunichi in ogni modo. A 360 gradi. Sì, perché come nasce? Nasce, per esempio, ecco, nel momento in cui avevo la necessità di realizzare una copertina per un album, per un disco, ho dovuto imparare a fare grafica. Quando si impara a fare grafica... Tutto lui, capisci? Sì, sì. La musica. Così si fa. Quindi imparando a hai fare... Hai presentato cose... pure le tue serate. No, quello... No. Ti lasciamo il microfono, non ne parlavo più. Però appunto, facevo questo, iniziavo a imparare... Quindi poi cosa succede? Che nel linguaggio della comunicazione dell'arte visiva, i parametri sono quelli, nel senso che quando si lavora bidimensionalmente su quello che può essere un ritaglio fotografico, cinematografico, o anche appunto nella pittura, esiste quello che sono delle regole compositive che io ho imparato facendo fotografia e facendo poi la grafica anche per realizzare i miei dischi. Questo mi ha avvantaggiato nel momento in cui sono andato poi a dovermi confrontare con la pittura. Avendo già, diciamo, un talento col disegno, ho unito queste forme e da lì evidentemente è successo qualcosa che ha avuto, insomma, che mi ha dato la possibilità di avere successo soprattutto in questo campo negli ultimi 4-5 anni. Ma sai qual è il bello? Cioè questo che tu stai trasferendo anche ai nostri telescoltatori. Trovare una nota comune in tutte le forme di manifestazione dell'arte, cioè quel punto, quella chiave di lettura, che alla fine è quello che fa la differenza rispetto, diciamo, a chi comunque si cimenta, insomma, improvvisandosi. Sì, cioè, hai uno studio alle filone, spalle. Dico. Sì, c'è un filone comune che comunque, diciamo, porta poi alla fine queste arti a comunicare fra di loro, anche la laurea in filosofia in qualche modo c'entra anche essa, perché comunque è una voglia di scoprire. La laurea in filosofia. Sì, quella è perché è una, beh, una qui cosa... Qui siamo lontani, vedi? Aspetta, siamo... no Giovanni, perché i filosofi salveranno il mondo. Per carità, però noi giornalisti... rispettiamo la filosofia, ci mancherebbe, ti prego non fare filosofia, cerca di dare notizie, abbiamo un altro mondo. Certo, il mondo concreto è il mondo del filosofo che poi è il mondo della grande espressione invece della creatività io, della... invece Carolina, scusate, ma io devo fare due domande. Allora, tu hai detto poco fa, e urlo perché qualcuno mi deve sentire, di queste tue collaborazioni con Carlo Santana e Art Wind and Fire. No, attenzione, con i musicisti che hanno collaborato con loro, direttamente con loro, con altri sì, altri importanti, anche italiani. Con i musicisti che hanno... Sì. Ma che tipo di musica in pratica... Beh, allora, loro, in particolare a Los Angeles si suona fusion, jazz fusion in particolare, questi cara, straordinari Jenny, musicisti. Io vado a Los Angeles. Ok, con Antonino. Un caro amico mio che ama pure lui questo tipo di musica. E senti un po', se dovessi chiederti se hai un sogno nel cassetto, un progetto del quale ci vuoi parlare, un piccolo anticipo. No, diciamo che sono abbastanza soddisfatto di quello che sto facendo, in particolare penso forse più che altro, anzi mi interessa la vita privata, nel senso, mi piace di più l'idea di stare ritirato nella natura, quella è la cosa che mi piace di più. Bello. Un po' si alterna fra la mondanità e però anche poi... Altra frase che mi ha colpito... detto poco fa, la musica non viene dato il giusto valore. Ma cosa intendi per questo? Un fatto locale
o un fatto come no, no, mondiale, mondiale. Mondiale, mondiale, perché diciamo. È diventato un elettrodomestico, sta lì a farci compagnia. Sì, non è, non c'è quello. Cioè, allora, non c'è più l'ascolto di una volta, sono, dobbiamo dire questo. Assolutamente cioè. Sì. I motivi sono tanti. Innanzitutto l'arte visiva si riesce a comunicare in una frazione di secondo. Mentre per ascoltare un brano musicale, anche se si tratta di pop, quindi di qualcosa di comunque di facile ascolto, servono 3 minuti di tempo, e oggi 3 minuti di tempo sono troppi, perché è un mondo che corre. E poi diciamo che la musica viene consumata in qualsiasi posto, che insomma, venendo considerata poi alla fine una sorta di intrattenimento, no? Può essere dal pub, mentre ancora l'arte visiva sotto forma di, anche fotografia, sotto forma di pittura, viene consumata in quelli che sono un po' dei luoghi sacri dell'arte, che sono i musei o che sono le gallerie d'arte. Mi piace molto l'idea di asetticità della galleria d'arte, tutto bianco e focus soltanto sul quadro che viene. E qual è il soggetto che tu prediligi nella tua? Allora, io sono un amante del minimalismo, che secondo me è sinonimo. L'avevamo capito. È sinonimo di eleganza. E, in particolare sono due i soggetti. O per me il mare, io dipingo sempre il mare. Pensavo le donne. Mare. No. Dipingo il mare e poi. Dico Giovanni, vedi, alza le antennine. Gli astratti, i quadri astratti, perché comunque. Che magari anche qualcosa. Sarà nell'idea del filosofo. No, diciamo il soggetto femminile, perché c'è spesso una diatriba con Giovanni sulla questione che effettivamente le donne nel mondo, soprattutto dell'arte, hanno difficoltà ad emergere. No. Le donne musiciste, le donne pittrici, le donne, cioè un po' tutti, però in realtà può diventare, ecco, alcune. Sì e no, diciamo, sì e no, perché ci sono comunque, diciamo, donne che nella musica stanno lasciando. Superato qualche stereotipo, però di fatto effettivamente c'è stato un percorso. Totalmente al femminile. Scherziamo sulla questione del femminile, no? No, lei ama un certo tipo di musica che non è la mia, capisci? Quindi ci stavi raccontando dei soggetti, per cui la natura. Sì, 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 no, il mare sicuramente, che poi per noi siciliani diciamo è qualcosa di. E poi gli astratti, che probabilmente anche per via del, diciamo, del un po' questo aspetto filosofico, no? Di andare a voler andare oltre nello spirituale, no? Quindi l'astratto comunque è qualcosa che cerca di andare oltre quello che può essere la forma fisica, quello che oltre il sensibile, diciamo così, no? Quindi si va a cercare anche la scoperta. Poi è affascinante il mondo dell'astratto, anche perché in qualche modo ci si legge dentro, lo spettatore riesce a leggersi dentro guardando l'astratto, perché chiaramente ognuno può vedere quello che vuole, può, allora, provare le emozioni. Giovanni, se questo è l'effetto di una laurea in filosofia, cioè ben venga, in assoluto. No, c'è una cosa in comune però fra filosofia e giornalismo, la sintesi. Noi siamo sintetici, lui parlava di minimalista poco fa, noi non usiamo questo termine, ma in fondo di fatto è così. E, no. Se volete approfondire c'è YouTube, ci sono i vari canali, c'è Facebook, insomma, sì, potete approfondire e ne vale veramente la pena. Grazie. Però possiamo anche dare un appuntamento in un luogo ben preciso a Messina. Sì, sì, è il mio atelier, che si trova in via Centonzi al numero 61, quindi siamo a pochi passi da piazza Cairoli. Sì, e quindi. Che si trova là dentro, beh, ovviamente, la quale d'arte. Sì, si trova un po' appunto sia dai dipinti, ogni tanto anche le fotografie, insomma, per cui è un luogo appunto in cui si può vedere un po' il mio mondo. Il tuo mondo, ma è un mondo che ci deve coinvolgere, perché la cosa, ecco, a me fa piacere andare, tu non hai bisogno di essere scoperto, perché figurati, però ecco, alla ricerca di grandi personaggi che esistono in questa città e che magari la grande stampa non dà il giusto risalto. Qui potrei essere polemico, ma non lo voglio fare, non è nei tuoi confronti, però, come dire, talvolta facilmente si finisce in prima pagina perché hai rubato una gallina o perché. Però quando si fa un libro, quando si fa un disco, molto spesso bisogna pagare la pubblicità. Mm-hmm. Comunque devo dire che ci sono molti talenti. No, sto facendo un po' la polemica con me stesso, non so, a buon intenditor, sì, poche parole. Però molti talenti siamo ci in sono. Grazie a Nino Siracusa. Grazie a voi. A Gianni Lello, abbiamo concluso anche questa. E noi speriamo, attraverso la testimonianza di Antonino, di aver fornito anche un feedback positivo a tutti i giovani che vogliono intraprendere una carriera artistica. Mi chiede ai giovani cosa consigli per fare l'artista. Lo chiedi tu adesso? No, lo chiederei. Allora, sicuramente andare via da qui, perché no, purtroppo questo posto non è. Questo per ispirazione può servire, però poi dal punto di vista pratico però serve altro. Per quanto ti riguarda è rimasto, sì, certo. Perché vai in America, ci vai e poi sempre, torni qua. Però torni. Importi ed esporti.
questo è importante. Beh. E poi per il resto sicuramente imparare a, insomma, a conoscere, e poi soprattutto quello che non va fatto assolutamente è pensare di fare un'opera e chiuderla nel cassetto, cioè 10% l'opera, poi il resto fare, dedicare il tempo a far conoscere, a promuovere quello che si fa, perché non cade niente dal cielo. Non ha senso, non assolutamente, ha senso mettere da parte un qualcosa. C'è tanto lavoro dietro, tanto lavoro di promozione. Grazie Nico, grazie a voi. Grazie Antonino, grazie Giovanni Bisazza. Grazie a Genilello, grazie alla Polisportiva Messina che ci ospita ogni settimana, lo farà fino a conclusione ciclo, per questo ciclo di trasmissioni che vi diamo dalla Polisportiva Messina, dalla piscina di Fiumara Guardia, e che vi stanno, mi auguro, accompagnando per tutta l'estate 2024. Alla prossima. Ci vediamo alla prossima.